Regione Toscana, il Consiglio regionale. Via libera al bilancio di esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2021 di Toscana Promozione Turistica. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le due proposte di delibera illustrate all'Aula dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti del Partito Democratico. È stato un sì a maggioranza dunque ai bilanci per lo svolgimento dell'attività dell'Agenzia attraverso l'organizzazione diretta di iniziative e la partecipazione a progetti di promozione turistica anche di altri soggetti pubblici, sia a livello nazionale che internazionale. Il bilancio di esercizio 2019 ha chiuso con un valore di produzione di 8.706.000 euro. Le linee di indirizzo della Regione sono quelle di dare avvio al testo unico del turismo, che organizza la Toscana in 28 ambiti territoriali, promuove il turismo sostenibile e sviluppa il turismo online con un piano flessibile, pronto per diversi scenari possibili e dedicato ai flussi turistici, domestici e di medio raggio che sono previsti nel prossimo periodo. Per il 2021 viene confermata la campagna Toscana Rinascimento senza fine, articolata però questa volta su 7 temi, così da facilitarne la commercializzazione e centrata su sostenibilità e digitale. Allora, noi abbiamo approvato sia il bilancio consuntivo del 2019 sia il bilancio di previsione del 2021. Toscana Promozione rappresenta sicuramente una leva importante del sistema economico e del PIL di questa regione e rappresenta, ahimè, anche uno dei settori che ha sofferto e che sta soffrendo di più e che avrà più lentezza nel ripartire. Quindi, a fianco della promozione e delle previsioni e dell'indirizzo che questo Consiglio dovrà dare nel senso della più ampia promozione turistica intesa, abbiamo anche affiancato quelle misure anche negli scorsi mesi che ricorderete, del sostegno all'agenzia del turismo, agli enti fieristici, a tutto quello che rappresenta la promozione dei patrimoni della Regione Toscana e dei beni della Regione Toscana. L'idea e la riflessione più grande che è venuta fuori in commissione anche con il direttore Palumbo e con l'assessore Marras è quella di avere una grande flessibilità nella gestione del turismo nei prossimi mesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo 28 ambiti, abbiamo un pacchetto di 52 prodotti tipici e un'offerta turistica che sta cambiando anche nella domanda e nella richiesta, quindi con le permanenze più lunghe da parte di chi viene a soggiornare in Toscana, il relax che è uno dei temi che vengono più cercati, il lusso, quindi dobbiamo avere una grande attenzione a rendere flessibile quella che sarà la domanda e l'offerta da parte di Toscana Promozione nei prossimi mesi. Il bilancio è un bilancio di circa 15 milioni che ha una lieve flessione rispetto allo scorso anno per ovvi motivi, ma quello che cerchiamo di fare è muoversi in quei 7 ambiti che abbiamo individuato, che riguardano il turismo slow, che riguardano il turismo digitale, il turismo online, l'incoming rispetto all'outcoming, quindi preparare pacchetti valorizzando il nostro bene, il nostro patrimonio, condividendolo sempre con le associazioni di categoria. È quello che abbiamo fatto ascoltando 1.500 operatori e che cercheremo di fare, cercando di dare e di preparare la strada per aiutare il turismo in un momento così difficile. Beh sì, ahimè sì, quindi noi vivremo ancora questo anno che si dividerà fra i ristori che ancora stiamo aspettando e quindi con il sostegno per le imprese in difficoltà, ma anche su una ripartenza, su una riprogrammazione che dovrà essere calibrata con le esigenze del mercato che inevitabilmente sono cambiate e quindi dovremo essere molto bravi a integrare l'offerta turistica, patrimoniale, culturale e di eventi in maniera diversa e questo dobbiamo farlo solo insieme agli operatori. Il 2021 sarà l'anno di passaggio anche perché noi siamo nel cosiddetto semestre bianco in cui aspettiamo anche nuovi fondi strutturali e su cui andremo a presentare i nostri nuovi progetti per ripartire nel 2022 in maniera ancora più forte. Ci sono alcune delle attività di Toscana Promozione Turistica che effettivamente sono state molto utili per il rilancio del brand Toscana all'estero. E mentre altre hanno avuto, sono stati diciamo quantomeno discutibili anche come tipo di attività. Io ricordo una delle più vecchie, appena ci insediamo nel 2015, il Toscana ovunque bella, oppure altre iniziative come l'iniziativa all'Expo Milano, che praticamente ci fu un investimento su dei padiglioni che in pratica andarono deserti.
Naturalmente adesso cambia completamente lo scenario, è difficile pensare adesso a un rilancio nel 2021 se non in chiave di turismo interno, ma per il turismo internazionale dobbiamo cominciare a ragionare al 2022. Io credo che Toscana Promozione Turistica dovrebbe impostare molto l'attività in questa direzione, utilizzando soprattutto tutti i canali dell'online, del web, e utilizzarli al massimo delle loro funzionalità. Questo credo che sia il primo e principale impegno che si dovrebbe prendere. Intanto proprio dobbiamo ripartire dal concetto che dobbiamo salvare il nostro turismo, salvando anzitutto le attività che fanno il turismo. Mi vengono in mente gli alberghi, ma anche tutti i servizi connessi al turismo come ristoratori, bar. Noi abbiamo presentato delle mozioni, abbiamo presentato degli atti che sono finiti in discussione oggi, ma che in accordo con la maggioranza abbiamo deciso di portare in commissione per ritrattarli in aula la prossima volta, proprio per avere la possibilità di dare un contributo e cercare di portare sollievo a tutte quelle famiglie e quelle attività che sono in forte difficoltà. Questo ovviamente è il punto di partenza. È ovvio che in Toscana il turismo può essere sviluppato, deve essere sviluppato anche tramite le infrastrutture, deve essere sviluppato tramite la promozione, perché abbiamo una regione che è meravigliosa, una regione che tutti ci invidiano dal punto di vista culturale, di conformazione del territorio, dell'offerta turistica, e che quindi deve essere un volano di ripartenza post-Covid. Abbiamo una fortuna e la dobbiamo sfruttare. Certo, è impensabile farlo se non riusciamo prima a salvare tutte le attività che al turismo sono legate. Assolutamente le città d'arte, ma mi viene in mente anche la montagna. Noi sappiamo benissimo che purtroppo, non avendo riaperto le piste da sci, tutto il turismo invernale legato a quello sport, comunque a quell'attività, è rimasto fermo, e con questo interi territori. Quindi c'è anche il tema delle città d'arte legato anche all'entroterra, quindi a tutte quelle zone che se facciamo chiudere le attività rischiano anche di spopolarsi, oltre a non dare più offerta turistica. Io l'altro giorno sono stata a fare una visita all'Orrido di Botri, per esempio, che è in provincia di Lucca e che è qualcosa di meraviglioso che noi abbiamo sul territorio, che deve essere messo a pieno regime, bisogna far funzionare al 100%. Questa è una sfida, ogni territorio ha le sue peculiarità. Abbiamo la fortuna che la Toscana è anche disomogenea, ma questa è una ricchezza, è qualcosa che può dare un'offerta maggiore a tutti coloro che vogliono venire. E dobbiamo sfruttare le nostre diversità al massimo, cercando di creare offerta per tutte le platee di cittadini nazionali, ma anche internazionali, che vogliono venire in Toscana da qui ai prossimi anni. No, secondo noi non funziona, o perlomeno non è sfruttata come dovrebbe. Toscana Promozione Turistica avrebbe la possibilità, dovrebbe avere la possibilità di proporre e di realizzare progetti concreti per aiutare al turismo, per aiutare il turismo in Toscana. Spesso e volentieri ho sentito parlare di progetti che si finalizzano poi in portali che nessuno frequenta, app che nessuno scarica, agevolazioni virtuali al turismo che nessuno sfrutta. Oggi c'è bisogno di piani concreti. Il turismo, qui siamo a Firenze, è la città forse principale da questo punto di vista, è una città che fa conti con le vetrine e con le saracinesche chiuse e abbassate. Non c'è bisogno di app e di portali, c'è bisogno di interventi concreti. Al via il lavoro di ricognizione e di ascolto della nuova Commissione Aree Interne. La Commissione istituzionale, novità di questa legislatura, è chiamata a svolgere attività di studio e di analisi delle problematiche connesse allo sviluppo socio-economico delle aree interne della Toscana, per elaborare iniziative legislative e fare proposte operative alla Giunta regionale. In particolare si è parlato di Recovery Fund, di sanità e di economia delle aree marginali della Toscana. Abbiamo iniziato il lavoro vero e proprio della Commissione Aree Interne. Stamani è stato audito il direttore di IRPET, l'Istituto Regionale della Programmazione Economica, dottor Stefano Casini, benvenuti. Con lui abbiamo fatto il punto della perimetrazione, diciamo così, delle aree interne. Quali sono i comuni del nostro territorio regionale che rientrano in questa casistica? Abbiamo fatto un po' il quadro, quindi parlando della zona appenninica, dell'Amiata, delle colline metallifere, vedendo anche quelle che sono le differenziazioni all'interno delle aree interne in cui abitano in Toscana 1 milione di persone,
le potenzialità, le fragilità delle stesse. Noi abbiamo iniziato oggi con questo percorso di approfondimento. Nella prossima seduta ascolteremo l'assessore Saccardi, il vicepresidente della regione che ha la delega alle aree interne. Ora vogliamo fare un percorso di ricognizione della situazione attuale delle politiche regionali e di ascolto dei territori. Ci focalizzeremo subito, abbiamo deciso questa mattina, sulla questione del ruolo delle aree interne all'interno del Recovery Fund e del tema della sanità nelle aree montane. Noi vogliamo cambiare il paradigma che ha guidato la riflessione sui territori negli ultimi decenni. Si è detto che lo sviluppo coincideva con gli agglomerati urbani, lo ha detto correttamente in commissione il direttore di IPET. Noi pensiamo che i territori più periferici siano i luoghi in cui potranno venire nella fase di ripresa dalla pandemia opportunità di sviluppo, perché sono i luoghi della sostenibilità. Nell'ultima seduta della Commissione di ricognizione sono stati ascoltati gli operatori nuova commissione, il coordinatore delle residenze, la commissione istituzionale e la direzione regionale educazione chiamata a svolgere attività di allarme e di analisi delle problematiche connesse allo sviluppo socio-economico delle aree interne della Toscana, per elaborare iniziative legislative e fare proposte operative alla giunta regionale. In particolare si è parlato di Recovery 2021 di sanità e di economia delle aree marginali della Toscana, la riapertura dei teatri e dei luoghi della cultura. È un grido davvero di dolore, anche di richiesta di attenzione, quello che viene dagli operatori del mondo teatrale e che oggi abbiamo ascoltato in quinta commissione. Ho proposto di invitare alcune artiste, attrici, cantanti, protagoniste della protesta che ha chiesto la riapertura dei teatri insieme con le residenze artistiche teatrali che abbiamo audito nella persona del coordinatore della rete. Il mondo della cultura reclama un'attenzione non soltanto in occasione del Covid, ma anche strutturalmente, perché per troppo tempo si è frequentato questo settore immaginandolo come un settore puramente di ricreativo, un lusso, una cosa in più, una consolazione, quando in realtà il mondo della cultura è un mondo di lavoro, prima di tutto, di grande qualità professionale, di impegno di moltissime risorse, di innovazione, di occupazione giovanile, e anche un luogo nel quale si costruisce quella rete di categorie, di condivisione che tiene insieme una comunità civile. Quindi un settore strategico per la Regione Toscana e non un settore così appunto ancillare o aggiuntivo o di comporto o di contorno. In Commissione Cultura abbiamo avuto diverse audizioni, tutte piuttosto interessanti. Abbiamo avuto in audizione il coordinatore del RAT, poi abbiamo avuto la direttrice dell'assessorato all'istruzione, e infine abbiamo avuto alcuni operatori teatrali. Diciamo che gli operatori teatrali sono quelli che mi hanno colpito di più nel loro modo di presentarci la problematica, perché hanno parlato di un silenzio assordante delle istituzioni su questo mondo. Ci hanno fatto capire il dramma dei lavoratori di questo mondo, perché con il Covid si è tutto bloccato e il loro lavoro è un lavoro con le persone, uno spettacolo dal vivo, quindi anche se hanno fatto qualche cosa, diciamo, online e streaming, non è la stessa cosa. Il problema si pone, è un problema grosso, perché diciamo che si sta perdendo molto nei vari territori e anche nelle scuole a causa della pandemia, perché lo spettacolo dal vivo non è intrattenimento, ma è un qualche cosa che nutre l'anima, diciamo, e dà anche lavoro. E quindi è stato un appello accorato di queste persone. Regione Toscana, il Consiglio regionale.